Play 38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Tada! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Tada! Un'unica parola per stupire. Tada! Su RTV 38, Tada! La TV che non ti aspetti. Ed eccoci qua, buonasera a tutti voi, ben ritrovati anche al nostro martedì di Tada, la puntata più green della settimana, e non solo, perché oggi, come sempre, ci dedicheremo ai nostri animali, ai progetti, ai prodotti del territorio e anche alla storia di aziende virtuose come Zero Spreco. Capiamo insieme appunto quella che è stata la sua trasformazione negli anni. Ci troviamo in compagnia del direttore generale di Aisa Impianti, Marzio Lasagni. Grazie per essere con noi, benvenuto. A lei, a voi. Benvenuto anche a Francesco Di Maria, ingegnere e professore dell'Università di Perugia. Buon pomeriggio e grazie dell'invito. 2017-2024, 7 anni per una trasformazione epocale nella lavorazione dei rifiuti da inceneritore a termovalorizzatore a centrale di recupero integrale. Quindi oggi Zero Spreco, che è l'evoluzione della vecchia azienda Aisa Impianti, produce anche biometano dalla raccolta differenziata dell'umido e si inserisce portando Arezzo in Europa. Quindi cos'è Eurocities? Grazie per questa domanda. Allora, Eurocity è una iniziativa molto importante che l'Europa ha messo in piedi insieme a tante altre iniziative che mette in piedi ormai da oltre 50 anni, che hanno lo scopo di omogeneizzare, come dire, i comportamenti virtuosi, di diffondere pratiche virtuose. È un'associazione che ad oggi racchiude circa 200 grandi città, 150 milioni di persone, quindi una popolazione pari a 150 milioni, circa un terzo del totale della popolazione europea, e ha anche delle sedi fuori l'Europa, in 38 paesi. Lo scopo è quello di mettere a sistema delle buone pratiche che hanno come obiettivo quello di migliorare la qualità dell'ambiente, la vita nelle città e lo stato anche di salute della popolazione. Quando si parla di ambiente in Europa si parla di una tematica molto complessa che spesso sfugge, perché la visione europea dell'ambiente è qualcosa di molto integrato, non sono compartimenti stagni, per esempio l'aria, l'acqua, il suolo, e i rifiuti rientrano a pieno titolo in questo settore. E allora ecco che Arezzo, con questa evoluzione che ha avuto, come diceva lei giustamente, negli ultimi 10-12 anni, è sicuramente una buona pratica, una delle migliori pratiche a livello di gestione dei rifiuti, che vuol dire anche igiene urbana, che vuol dire anche miglior qualità, che vuol dire energia rinnovabile, che vuol dire un ritorno ai cittadini di tanti servizi pratici che noi oggi magari non ci pensiamo ma non sono così scontati. Certo. E quindi ecco che l'Europa viene anche ad Arezzo per vedere, per imparare, si può dire, per prendere conoscenza di quello che si è riusciti a fare in questi 10 anni, insomma, di attività. Centriamo nel dettaglio, cos'è il livello R1 e la profonda ovviamente differenza di un vecchio sistema di smaltimento con ovviamente quello nuovo? Certo, allora quando parliamo di rifiuti, chiaramente il tema principale da cui nasce questa esigenza di doverli gestire è un tema di igiene urbana. Teniamo pulite le nostre città, perché se non sono pulite avremo conseguenze anche sulla nostra salute, eccetera. Oggi questo è un tema che in Europa è stato consolidato, vuol dire non è che non conta più, ma è stato consolidato. E da circa 30-40 anni l'Europa nella sua politica ambientale ha spostato l'attenzione sul rifiuto, identificando il rifiuto come una fonte di materia. Materia che deve essere restituita ai nostri sistemi economici, parlo di industria, parlo di commercio, parlo di trasporti, anche di consumatori, affinché si riduca il consumo di materia prima vergine. Noi in Europa abbiamo una forte capacità, come dire, produttiva, ma non abbiamo l'adeguata, come dire, risorsa naturale che sia in grado di alimentare questo nostro grande sistema. Ecco, il rifiuto diventa quindi uno strumento
di materia da restituire ai sistemi, va bene? Certo. Economici. E allora ecco che anche quelle pratiche che storicamente avevano più una funzione di distruggere ciò che non sappiamo di cosa farci, perché comunque era tanta materiale, lo distruggiamo, lo inceneriamo e lo possiamo gestire più facilmente, si trasformano invece in delle centrali di recupero, recupero di energia. Energia che può essere estratta dai rifiuti e restituita alla società, quindi nuovamente ai sistemi economici. In una centrale R1 vuol dire che il rifiuto che viene trattato in questo impianto di combustione viene trattato con tecnologie, con sistemi ad elevata tecnologia e all'avanguardia, in grado di essere, come dire, valorizzato energeticamente, andando a sostituire il fabbisogno di combustibili fossili. E quindi ecco che diventa uno strumento importante per restituire alla società un qualcosa da quella parte dei rifiuti che oggi non trova una collocazione nei sistemi produttivi, però consente di ridurre il consumo di combustibili fossili. Ecco, ma quanto è difficile spiegare ai cittadini tutto questo? Una trasformazione così profonda, come abbiamo detto all'inizio, una trasformazione epocale. È il compito più importante delle nostre società. In primis, è ovvio, ci deve essere una sostanza, quindi i fatti devono essere fatti, concreti. R1 ne è la dimostrazione. Quindi in primo luogo bisogna ottenere determinati risultati concreti. In secondo, però, affinché questi impianti possano essere accettati dalla collettività, soprattutto locale, perché noi sono impianti che ovviamente trattano i rifiuti della collettività locale, normalmente sono a livello provinciale, come il nostro, in questo caso bisogna fare delle attività, muoversi, cioè non rimanere chiusi in se stessi, ma farsi conoscere. Perché i nostri impianti sono impianti ad alta tecnologia, ad alta sicurezza ambientale e sanitaria, ma tutto ciò deve essere veicolato, deve essere comunicato, altrimenti nessuno lo sa. Ecco quindi che questa è la parte più complessa, più difficile, ma anche la più bella, perché effettivamente ti apri alla società, ti apri alla collettività. Come? In tantissimi modi, tra cui ho visto prima, per esempio, nelle immagini, anche noi abbiamo fatto degli eventi in cui sono stati ovviamente invitati molto spesso gli stessi agricoltori. Perché? Perché sono le persone che sono più sensibili nella zona in cui viviamo, hanno terrore delle nostre ricadute, che in realtà sono praticamente inalteranti l'attuale ambiente, però ecco che giustamente anche loro hanno la necessità di avere la certezza. Cioè è importante essere trasparenti, certo. Farsi conoscere, tutta la trasparenza. E di conseguenza il ruolo della comunicazione è fondamentale. Vi devo interrompere, ma dopo ci ripartiremo esattamente da qua. Grazie mille. Perché a proposito di belle realtà, capiamo insieme l'ospite della nostra veterinaria Emily con il suo mondo degli animali. Buonasera a tutti, grazie Carlotta. Oggi infatti parliamo non solo di animali ma anche di splendide realtà. Infatti oggi ci dedichiamo in particolare al mondo degli animali da fattoria e in particolare alla capra domestica. Leggiamo insieme la scheda. Specie capra domestica. Caratteristiche. Le capre, ruminanti di piccola taglia e versatili, accompagnano l'uomo già da molto tempo. Si ritiene che la capra sia diventata un animale domestico circa 11.000 anni fa. La durata di vita di una capra varia da 10 a 18 anni. Alimentazione. Brucano principalmente graminace, ossia fieno, frumenti e grani. Seguono erbe miste, incolte, e una piccola parte di leguminose. Ambiente. Necessitano di un recinto a prova di capra e di un riparo per proteggersi dal temuto freddo. Sono animali sociali che odiano la solitudine. Allora, parliamo di questo animale molto, diciamo che ha un rapporto con l'uomo molto antico, con Giulia Rimini. Ciao Giulia, benvenuta. Ciao Emily e grazie per l'invito per entrambe. Tu sei la responsabile della Palagina, una realtà meravigliosa, molto vicina a noi, un orgoglio toscano lo possiamo dire, perché è veramente una realtà importante e devo dire un esempio per molti. È legata strettamente al mondo anche degli animali da fattoria.
Esatto, ci troviamo qui a Figline e all'interno della nostra fattoria, diciamo, conviviamo con tanti animali, tutti i tipici animali da fattoria, dagli asini ai maiali, alle galline, alle pecore, alle caprette. Alle caprette, oggi esatto. Hai portato una meraviglia, hai portato una capretta di 10 giorni circa. Esatto, sì, l'abbiamo rubata per qualche ora alla mamma, poi gliela riportiamo. E si chiama Eli, appunto a 10 giorni, è una delle caprette che accompagna diciamo chi vuole venire a trovarci, dalle scuole alle famiglie o comunque agli ospiti della nostra struttura, e condividere con noi un po' l'esperienza e le tradizioni rurali della nostra campagna. Ecco, perché oggi per tanti bambini è una cosa molto difficile, no? Conoscere dal vivo e da vicino gli animali da fattoria, e quindi voi gli date questa possibilità meravigliosa di, a parte vederli nel loro ambiente, quindi nella loro situazione ideale, e poi anche di viverli in un certo modo di dire. Comunque possono dare da mangiare, quindi devo dire lo vivono veramente a contatto stretto. Sì, proviamo attraverso dei percorsi didattici a far interagire, ecco, i bambini, ma non solo, perché oggi comunque il contatto con gli animali purtroppo manca a tanti, non solo ai più piccoli, però nel loro ambiente, quello della fattoria, e quindi rispettando l'animale e tutelando quello che è il loro benessere, cerchiamo di fargli interagire attraverso, insomma, quello che è anche il linguaggio ai bambini, quindi attraverso il gioco, ma facendogli conoscere gli animali, quelle sono le loro caratteristiche, le loro esigenze anche. Esatto, le loro esigenze proprio nel rispetto, ecco, dell'animale stesso. Poi tutti gli animali hanno un nome, quindi poi entrano in contatto con loro e si spera si portino a casa un po' del ricordo della fattoria, ma anche degli animali, ma siano anche poi promotori di quello che è la tutela anche degli animali da fattoria, che purtroppo, ecco, sono sempre meno, perché intorno a noi c'è sempre meno fattorie dove possiamo trovare gli animali. Vanno sicuramente rivalorizzati, no? Come animali, perché spesso sono sottovalutati, sono ritenuti solo animali da produzione, invece hanno tutti gli animali, no? Hanno una loro intelligenza, una loro empatia, e quindi riescono a interagire, se noi ovviamente ci approcciamo a loro nel modo giusto e in modo spettacolare. Quindi anche per i bambini devo dire è una scoperta meravigliosa, che spesso se non ci fossero realtà come le vostre sarebbe effettivamente molto difficile. Giulia, torniamo a parlare più tardi della nostra ospite, perché ora la linea va alla nostra Carlotta. E nel frattempo mi sono trasferita nel salottino perché ho raggiunto lui, Gianluca Macchini, che finalmente torna a trovarci. Ben ritrovato nei nostri studi e soprattutto benvenuto nel salottino. E con piacere, con molto piacere sono venuto a ritrovarvi, grazie dell'invito ancora. Quindi torniamo ancora una volta a parlare di questa meravigliosa azienda a conduzione familiare dal 1964, con tuo figlio Kevin, che conosciamo, ho avuto il piacere di intervistarlo, siete alla quarta generazione, giusto? È la terza generazione. La terza generazione, prossimamente anche la quarta. Non è poco, sì, prossimamente, vediamo se ci fanno i nipoti. L'interior design è il vostro mondo. Spazia dalle abitazioni ai locali alle aziende. Per questo oggi parliamo delle vostre collaborazioni. Sì, fondamentali e importantissime. Cosa ci dice al riguardo? Molto importanti e fondamentali, perché se non ci fossero stati, non saremmo qui. Già. Ovviamente io dico sempre, vanno coltivate, vanno come fossero una pianta. Coltivate nel tempo? Nel tempo, sì. Cosa significa coltivarle? Coltivarle vuol dire non solo, io dico sempre, i fornitori vanno anche trattati bene a livello economico, vanno pagati, tanto per essere chiari, certo. Perché molti se li rovinano così, ma non solo.
vanno fatti collaborare ai nostri progetti. Noi siamo progettisti, parte tutto da noi, bisogna saperli coinvolgere e anche loro devono capire qual è il cliente, qual è il progetto e collaborare con noi in tutti i sensi, dal livello appunto tecnico, economico, ma anche di fiducia verso il cliente, perché il cliente se ha fiducia non deve mancare, rimane, ovviamente anche la rimane fiducia. Certo, sì. Capiamo che sono la vostra forza e per te, lo dici sempre qua a Tada, è importantissimo fare squadra. Fare squadra è importantissimo da sempre. Non tutti la pensano come te. Anzi, la maggioranza vuol fare il battitore libero, ma oggi specialmente, non lo è mai stato, ma oggi specialmente se sei da solo non sei più nessuno. Mio padre e mia madre hanno sempre fatto squadra con i nostri dipendenti, con i nostri collaboratori. E fare squadra vuol dire che noi siamo un'azienda tutto sommato non grande, siamo una medio piccola azienda, ma siamo elastici, nel senso che ci capitano lavori anche molto grandi, riusciamo a gestirli perché ci possiamo ingrandire all'occorrenza, perché abbiamo collaboratori stretti, se non strettissimi. Collaboratore nel mondo del lusso, ma anche dell'artigianato. Sì, del lusso, dalle migliori firme, io ad esempio mi piace parlare della realtà di Murano, del vetro di Murano. Noi si collabora con Reflex, che chi è che non la conosce? Non la conoscono tutti, ma purtroppo sta scomparendo. I famosi maestri veri sono rimasti pochi ed è veramente un peccato. Mi piange il cuore a sentire queste cose. Sì, veramente sta scomparendo contro tutta la produzione, vabbè, non stiamo a dire di quali paesi, ma insomma si sa, e veramente sono rimasti in poche unità vere del Murano vero. Noi si cerca di fare nel nostro piccolo più divulgazione possibile, ma non è facile perché ovviamente i costi sono alti, però speriamo di non farle scomparire. E queste sono collaborazioni, ripeto, di altissimo livello. Il marchio Reflex è il numero uno al mondo, tra i numeri uno al mondo. Grazie anche a quello che cercate di fare, insomma, con il vostro lavoro. L'impegno c'è, però ripeto, non è facile, sta scomparendo veramente. Quindi serve un po' l'aiuto di tutto, no? È per questo che diciamo che serve fare squadra. Se noi artigiani ci unissimo un po' di più, sì, ci si potrebbe anche fare a non far scomparire certe cose, ma siamo un po' troppo l'uno contro l'altro ancora. Altre collaborazioni? Altre collaborazioni nel campo del tessuto, rimanendo a Venezia, Rubelli Venezia, nel campo del tessuto, di lusso ovviamente. Rubelli è la storia, una delle due o tre storie nel mondo del tessuto di altissimo livello. E cosa fa? Chi si mette in casa un tessuto Rubelli non è solo il lusso che uno si mette in casa, perché vabbè, ovviamente hanno il loro costo, ma si mette in casa un pezzo di storia. Purtroppo anche chi se lo può permettere a volte non lo apprezza, e questo è un po' un peccato. Noi si cerca sempre nel nostro atelier, nel nostro showroom, di tenere aggiornato tutta la campionatura, di farla vedere. Non è facile metterla in giro per le case perché, ripeto, non sono tessuti da tutti i giorni, ma teniamo duro e cerchiamo di esporla e farla capire più che altro. Queste ovviamente sono solo due delle tante collaborazioni, sì, no? Che allora, hai avuto e avrai. Sì, si cerca sempre di averne di nuove. E allora, nel campo ripeto, del tessuto abbiamo decine di marchi, che stare qui a elencarli tutti è impossibile, ci vorrebbe due o tre trasmissioni, però solo le cose essenziali. L'altro marchio con cui ci stiamo affidando molto è Alessandro Bini, che è qui toscano, e si cerca di far lavorare tessuti italiani, e si cerca di far lavorare chi è toscano, proprio di vicino Firenze. Perché, ripeto, non per essere campanilisti, però siamo bravi in Toscana. È giusto valorizzare le nostre aziende del territorio, le aziende a chilometro zero. Chilometro zero, e poi ripeto, in Toscana siamo bravi, perciò ecco, si fa lavorare quelli bravi. Velocemente, hai avuto la collaborazione anche con Natali Audio e Video di Monzumano, vero? Sì, ci tengo molto perché sono collaboratori nostri stretti, amici. E Natali Audio ha una storia velocemente tipo la nostra, nascono nel 1959 da un visionario che era il babbo di Luca e Marco, che ha importato i marchi più importanti dall'America, dagli Stati Uniti, nel campo dell'hi-fi, audio, video, eccetera. E sono i numeri uno in Italia, sede a Monzumano Terme, che abbiamo arredato noi, ovviamente. Sono veramente i numeri uno, noi gli costruiamo le stanze acusticamente corrette. Siamo diventati esperti grazie a loro, e li ringrazio pubblicamente in trasmissione, perché veramente sono stati geniali e ci stanno aiutando veramente a gestire. Ma vi garantisco che questo è solo l'inizio, ci torniamo più tardi. Benissimo. Perché adesso dalle collaborazioni Macchini ai prossimi eventi di Un Pasiena sul mondo del lavoro. In
compagnia, come sempre, del nostro direttore dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena, Gianluca Cavicchioli. Grazie per essere con noi e ben ritrovato. Grazie a voi, ben trovati. Quindi, pronti a parlare di quello che è stato il vostro evento del 9 di maggio, il tema del lavoro al centro di un convegno al Santa Maria della Scala, il terzo capitolo di un libro che vede sotto la lente di ingrandimento diversi aspetti relativi al lavoro. Sì, è stata una, crediamo, una bella occasione di confronto. Si è parlato di benessere nel lavoro e sul lavoro. È un tema attuale che tocca tutti i settori. Possiamo dire è un qualcosa di quotidiano. Si è visto bene, ci siamo confrontati con altissimi relatori, la professoressa Fornero, Cesare Damiano, avevamo i sindacalisti nazionali dei lavoratori e quindi è stata veramente una ghiotta occasione per parlare di queste opportunità. Ovviamente si è parlato di salario e si è convenuto che il salario minimo non è la soluzione ai problemi, ma sicuramente la contrattazione in Italia siamo al primo livello, in un contesto europeo, quindi è un grosso vanto. Si è parlato di tutele e la prima tutela è senz'altro quella sulla sicurezza, ma anche qua c'è stata una convergenza, l'unanimità, si è riscontrato che la nostra normativa è molto molto avanzata e quindi nei momenti in cui ci troviamo a far fronte, a commentare nei momenti tristi come abbiamo avuto occasione qualche settimana fa a Firenze, non crediamo sia importante incrementare o stratificare la normativa. È un fatto di mentalità, è un fatto di saper bene come ci si deve muovere e là che dobbiamo lavorare. Si è parlato anche di welfare, che è un'altra architrave del contesto sul lavoro. Dato che è stato un evento molto importante, che ha toccato tematiche appunto importanti, abbiamo un servizio al riguardo, così ne capiamo di più. Il tema di questo incontro secondo me è molto importante. È vero che oggi c'è un grandissimo bisogno di aumentare l'aspetto di benessere nel lavoro di tutti e per realizzare questo obiettivo ci vuole una collaborazione molto forte tra datori di lavoro, sindacati, lavoratori tutti. Parlavamo di benessere, il benessere che può venire dal lavoro, che è il benessere della nostra vita, perché il tempo del lavoro è tanto nella nostra vita e se il lavoro è vissuto malamente, è povero, non dà prospettive di miglioramento, questo non può dare benessere. In realtà da malessere, ma noi siamo arrivati come società a un punto in cui dobbiamo svoltare, dobbiamo ritrovare la produttività che ci permette di aumentare i salari, dobbiamo ritrovare la formazione che permette a ciascuno di migliorare nella propria vita e nel proprio lavoro, dobbiamo trovare la voglia di fare squadra tutti insieme. Perché altrimenti ci troveremo ogni anno a lamentarci un po' di più del declino che nel frattempo abbiamo aggiunto alla strada in declino già percorsa negli ultimi decenni. Dobbiamo ribellarci al declino e secondo me anche un settore come l'agricoltura che oggi contribuisce molto alla qualità sia della vita sia della produzione del nostro paese ha un ruolo importantissimo in questa ricerca del benessere che può venire dal lavoro. Sì, è stata una mattinata particolarmente interessante dove ci siamo confrontati sul benessere dei lavoratori e del ruolo della contrattazione collettiva. Confagricoltura ritiene che la contrattazione collettiva sia un cardine essenziale di tutto il sistema lavoro e attraverso di essa si può garantire non solo una giusta retribuzione ma anche tutto un sistema che garantisce la qualità della vita del lavoratore attraverso appunto il welfare e anche la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei nostri dipendenti. Questa iniziativa di oggi a Siena di Confagricoltura è stata estremamente utile anche perché ha permesso sia al sindacato che alla presidenza datoriale e al datore di lavoro di esprimere pareri in modo chiaro e netto su alcuni argomenti. Io ci tengo a precisare il fatto che il sistema contrattuale dell'agricoltura è un sistema avanzato,
e che il livello territoriale provinciale, in questo caso quello di Siena, è fondamentale. Fondamentale per le aziende, ma è fondamentale anche e soprattutto per i lavoratori, perché è il luogo dove si determina il salario di primo livello per i lavoratori, che è importantissimo. Per cui io auspico che il sistema di relazioni sindacali della provincia di Siena, come sempre ha fatto, porti risultati soddisfacenti sia per le imprese che per i lavoratori. Si è parlato di un tema oltre che interessante. Io penso che il settore primario, l'agricoltura, per il nostro paese è fondamentale. Lo ha sempre dimostrato in ogni crisi economica che c'è stato nel paese, non ultima con la pandemia. Il settore agricolo è stato quello alla pari, insieme a quello sanitario, che ha continuato a dare il proprio contributo a garantire il cibo sulle tavole degli italiani. Certo, con la contrattazione noi siamo impegnati quotidianamente, sia a livello nazionale che a livello provinciale, nell'andare a trovare tutte quelle soluzioni che possono rilanciare sempre più un settore importante e determinante come quello agricolo. Quindi queste le testimonianze di chi è intervenuto, tra gli ospiti anche ex ministri. Sì, appunto, abbiamo visto la testimonianza di Elsa Fornero, abbiamo avuto anche Cesare Damiano, sì. E questi interventi credo che abbiano qualificato senz'altro l'incontro, che come abbiamo detto è andato oltre il politicamente corretto. Ci sono dette le cose come stanno e crediamo che questo essere diretti aiuti molto il sistema e la trasparenza nei rapporti. Il tuo ruolo invece è sempre quello di essere il moderatore, no, di questi eventi così importanti. Sì, moderatore che dà possibilità di ben evidenziare le criticità, le opportunità, di sottolineare tutti quegli aspetti meritevoli di confronto e magari di allontanare quegli aspetti che fanno un po' melina e fanno solo contorno, quindi andare direttamente al centro del problema, insomma degli aspetti che, come abbiamo visto, sono molto molto importanti e ci torneremo senz'altro sopra. Ecco, invece, dato che abbiamo un altro minutino da spendere insieme, anzi, sta dicendo di no alla diretta, quindi grazie per il momento, più tardi ci torniamo. Invece. Senz'altro. Perché siamo in piena primavera e quindi capiamo come è possibile avere adesso un manto a regola d'arte. Ta-da! Marco Asirelli, giardiniere e manutentore. Grazie per Buonasera. Essere con noi e benvenuto a Ta-da. Buonasera, grazie dell'invito. Intanto, esatto, leggete Alchimia Botanica, ma il nostro Simone Tofani, che sicuramente ci starà ascoltando e quindi salutiamo, per impegni personali non potrà esserci per qualche settimana, quindi toccherà a me intervistare i suoi ospiti, spero di essere all'altezza. Ciao Simone! Quindi veniamo a noi, Marco Asirelli, adesso è il momento di rifare, diciamo, a nuovo il giardino. Qual è l'iter giusto da dover rispettare? Iniziando da dove sono i prati che sono sopravvissuti all'inverno, quelli che sono sopravvissuti all'inverno si possono in questo momento tagliare e, una volta tagliati, concimare e risistemare dove c'è bisogno di un pochino di seme da aggiungere. Dove invece sono completamente da rifare perché magari l'inverno li ha rovinati, il processo è diverso perché si inizia con la fresatura del terreno a riprepararlo poi con una concimatura e poi dopo in seguito con la seminatura. Ecco, esatto. Quindi dopo la semina cosa bisogna fare? Allora, la semina viene fatta in questo periodo quando aggiungiamo circa dei 20-25 gradi, che è la temperatura ottimale perché il seme possa crescere. Una volta poi che il seme è cresciuto, naturalmente quello che è importantissimo è l'acqua, l'annaffiatura, certo. È la cosa principale fondamentalmente per avere un buon prato e un buon risultato. Fatta la concimatura si aspetta circa 25-30 giorni per fare il primo taglio dell'erba. Entriamoci però nel dettaglio, in quanto cresce l'erba? Perché Il seme con queste temperature, come dicevo prima, intorno dai 20 ai 25 gradi, ci mette circa un mesetto per poter fare il primo taglio.
primo taglio va fatto in un modo molto accurato, perché sennò altrimenti si rischia di strapparlo, perché ancora le radici non sono ben attecchite, quindi con altezza abbastanza alta che va intorno ai 6-7 cm. E una volta poi fatto il primo taglio, dopo qualche giorno si può cominciare anche a calpestarlo. Perché prima, quindi altrimenti... bisogna aspettare il primo taglio prima, sì, di calpestare il mantello. Io lo consiglio, sempre. Tanto lavoro per niente. Sì, esatto, io lo consiglio sempre, perché dopo il primo taglio così il terreno si è assestato e anche l'erba così non si rischia di schiacciarla. Velocemente, quando partire con l'irrigazione? Naturalmente dipende dalle temperature. Dalle temperature bisogna comunque considerare sempre che il terreno sia umido, quindi se ci sono giornate ventose o comunque calde che superano i 26 gradi o così, è bene partire con l'impianto di irrigazione. Allora, questi primissimi consigli ovviamente sono per coloro che vogliono avere il manto erboso, ma chi lo ha già, dopo appunto daremo tutta un'altra serie di indicazioni preziosissime. Grazie per il momento. Grazie. Perché da lì a lì, vicinissimo, c'è la nostra cucina e c'è lei, Sara Barbara, ben ritrovata. Ciao, come stai? Tutto bene? Io benissimo. E quando ti vedo sono sempre felice. Perfetto. Io ho fatto una giratina nei dintorni, ho preso un po' di roba. Ah sì, eh? Le prime zucchine... Li vedo da qua, dei prodottini davvero interessanti, sicuramente di stagione. Però stasera non toccheremo... Del territorio, come? Stasera non toccheremo i fornelli. Come non li tocchiamo? No, facciamo tutto a crudo. Facciamo davvero? Un piatto crudista. Sì. Mi farai un po' cucinare? Ma, vediamo. Indosserò... Va bene. ...il grembiolino e ti darò una mano se ti va. Perfetto. Saremo insieme da che ora? Penso le 19 oppure le 7. Oppure 7. Sì, penso che sia proprio quella l'ora. Ci vediamo fra poco, ciao. A dopo Sara Barbara, a dopo. Perché adesso invece torniamo a parlare di AISA Impianti. Ta-da! Allora, 2017-2024 abbiamo detto 7 anni per una trasformazione epocale. Ovviamente il ruolo della comunicazione è importantissimo. Adesso ci parlate della sicurezza degli impianti per il loro controllo da parte delle autorità e le loro necessità. Allora, prego. Inizio chi vuole. Va bene, dai. Allora, no, questo è un tema sicuramente di esatto, grande importanza. Diciamo che, come dicevo prima, in Europa esiste un impianto normativo estremamente complesso in materia ambientale, che pone al primo posto la salute pubblica e la tutela dell'ambiente. Diciamo, sin dalla sua fondazione del 57, insomma, l'Europa ha sempre posto al centro, nello sviluppo europeo, la tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Ora, questo importantissimo sistema poi trova, come dire, delle applicazioni concrete su quelli che sono i presidi tecnologici, cioè le componenti degli impianti che si costruiscono, che sono finalizzati a ridurre e ad abbattere le emissioni che possono provenire dai diversi cicli produttivi, dai diversi impianti. E oggi questo lo riusciamo a fare in maniera estremamente efficace ed efficiente tramite quelle che sono cosiddette le migliori tecniche disponibili, che in inglese e in Europa si chiamano BAT. Queste BAT sono praticamente quelle che sono il top della tecnologia che si può utilizzare appunto per contenere, ridurre e abbattere le emissioni, e che è obbligatorio che vengano utilizzate dalle aziende come l'AISA Impianti, ma anche in altri settori. E questo comporta un continuo calo e riduzione delle emissioni, perché queste migliori tecniche disponibili, queste tecnologie sono continuamente aggiornate dalla norma e quindi gli impianti sono costretti ad adeguarsi continuamente. E osserviamo negli anni, se avessimo modo di far vedere dei grafici, osserviamo una riduzione importantissima delle emissioni. La qualità dell'ambiente dagli anni 70 a oggi, almeno come macro numeri, sta migliorando. Questo è un dato oggettivo, come qualità delle acque, qualità delle aree, qualità dei suoli. Ora, tutto questo non è che si ferma semplicemente a un livello di obbligo di adottare queste migliori tecniche, ma c'è anche un importantissimo sistema di controllo che serve anche per capire se c'è il rispetto della norma e dove si sta andando, a cui tutti questi impianti sono sottoposti.
E quindi abbiamo delle competenze degli organi appunto regionali, statali e europei che sono preposti proprio a un monitoraggio continuo e al rispetto di quelli che sono gli obblighi della legge e verificare se queste appunto normative, queste tecnologie sono non solo adottate ma anche gestite correttamente. E questo porta, come dire, ad una riduzione continua delle emissioni e ad una preservare sempre di più quella che è la qualità dell'aria nei nostri centri urbani. Tra l'altro mi ricollego a quello che dicevamo prima di Eurocity, è proprio questo, vengono a capire come certe best practice, come si dice in inglese, a me non piace molto utilizzare questi termini, però siamo in Europa, come queste migliori pratiche, tra le quali Arezzo, possono contribuire a raggiungere questi obiettivi. Dobbiamo ovviamente anche parlare quindi anche del ruolo strategico di queste aziende nel quadro regionale e nazionale in tempi di crisi energetica ovviamente, quindi gli aumenti dei prezzi e anche l'inflazione alle stelle. L'Europa cosa fa? L'Europa aiuta molto, perché pensate che impianti come il nostro, ad esempio un impianto che oggi vuole produrre metano dalla frazione organica da raccolta differenziata, ha degli incentivi per cui l'impianto, cioè il costo impiantistico, è in parte ripagato dalla vendita del metano. Tra l'altro lo fa in maniera intelligente, non si dà qualcosa a fondo perduto prima, ma dopo che hai realizzato l'impianto. Quindi si ha la certezza che il lavoro, l'intervento venga realizzato e che alla fine debba rendere, cioè debba dare quello che ha promesso in termini di kilowatt, perché che sia metano, che sia calore, che sia energia elettrica, si parla sempre di energia, che è quello a cui l'Europa tende. E i rifiuti sono una grande fonte energetica, non solo gli scarti delle raccolte differenziate che vanno in R1, come diceva il professor Di Maria, ma anche la raccolta differenziata stessa, per esempio, della frazione organica, della raccolta della frazione organica, l'umido, che dà la possibilità di produrre metano mediante un sistema di digestione anaerobica. Noi abbiamo per esempio installato presso l'impianto di San Zeno ad Arezzo nell'ultimo anno. Parliamo anche, anzi, più tardi parliamo del ruolo dei cittadini che hanno fatto loro proprio questa centrale di recupero, e ovviamente non possiamo non menzionare anche tutte le iniziative di zero spreco, dalla musica alla cucina del recupero, alla divulgazione scientifica, allo sport. Ma lasciamo un pizzico di curiosità, ci torniamo più tardi, perché adesso è di nuovo il momento del mondo degli animali. Eccoci, torniamo a parlare del nostro ospite di oggi, Eni, una capretta tibetana di 10 giorni, che è meravigliosa e di una tenerezza estrema. Però ricordiamo, Giulia, non è così semplice, no, tenere questi animali. Tu insomma sei parte attiva anche nella cura degli animali della fattoria della Palagina, e sono un impegno notevole, no? Ogni giorno richiedono mille attenzioni, e in particolare le capre sono un animale che, anche se oggigiorno riscuotono molto successo anche come animale domestico, vanno un po' conosciute, perché insomma sono animali piuttosto impegnativi. Sono animali molto intelligenti e che richiedono anche diverse accortezze per tenerle nel modo migliore. Innanzitutto parliamo del codice stalla, perché ovviamente le capre sono un animale non da compagnia, quindi ritenute ancora un animale da produzione. Se vogliamo averne una, dobbiamo richiedere all'ASL competente di zona un codice stalla. Voi ovviamente avete un codice stalla con mille numeri, esatto, marchi auricolari di ogni genere, immagino. Esatto, sì. Infatti innanzitutto richiede uno spazio adeguato, perché certo, come si diceva, anche se la nostra capretta di oggi è molto tranquilla e gli piacciono le coccole, però sono animali molto molto vivaci, hanno bisogno di spazi ampi e quindi anche tutta una parte relativa alla recinzione che comunque permette a loro di, ecco, non scappare. Esatto, perché le nostre amiche capre spesso insomma sono molto, esatto, molto abili nel fuggire, quindi ci vuole un recinto a prova di capra, perché insomma saltano e sono molto propense a scappare e a perlustrare la zona. Quindi dobbiamo innanzitutto pensare a quello e pensare anche a un ambiente che non abbia piante tossiche, perché comunque loro
diciamo, mangiano tutto, brucano tutto, anche arbusti, alberi, quindi se abbiamo anche alberi da frutto vanno ovviamente protetti. Se abbiamo piante tossiche, come potrebbe essere un rododendro, ovviamente dobbiamo stare molto attenti perché si potrebbero intossicare. Oltre altri alimenti che possono intossicare le nostre capre, come per esempio le patate, i pomodori, sono tutti alimenti che non possiamo somministrare alle nostre caprette. E poi cosa mangiano le nostre caprette? Ora diciamo le vostre sono molto fortunate perché hanno a disposizione il pascolo e che quindi diciamo dalla primavera all'autunno è più che sufficiente per loro, no? Quindi fanno anche un'azione molto buona pulizia. Di pulizia, vi tengono anche pulito tutto l'ambiente, però ovviamente nella stagione invernale hanno bisogno anche un po' di integrazione, soprattutto di fieno, quindi di fibra lunga, e poi vanno matte per il fioccato, quindi fioccato di leguminose che apporta appunto la frazione proteica. E devo dire che è anche un po' una strategia per tenerle un po' a bada, no? Perché hanno il loro caratterino importante e quindi per controllare un attimino il fioccato può essere una buona strategia. Diciamo, riconoscono addirittura il rumore, io mi immagino anche le vostre, paletta, no? Della paletta. Del secchiello, sì, del esatto. Secchiello. E poi gli piace il sale, quindi sempre integrare una parte comunque di sale nell'alimentazione. Che è molto importante, esatto. Per loro, per il potassio. Bravissima Giulia, ha ricordato una cosa molto importante. Detto questo, ovviamente la nostra Eli ora è la sua alimentazione è appunto il latte della mamma, e quindi oggi abbiamo portato questo perché se avesse fame c'è anche il suo biberon. E lo svezzamento, diciamo, si effettua all'incirca ai 3 mesi, no? Quindi si effettua un passaggio graduale dall'alimentazione a base di latte e poi a quella vegetale, quindi un po' di fieno, un po' di fioccato, piano piano, graduale. Bisogna stare molto attenti appunto a questo passaggio che è molto delicato per la loro fase. Ora, diciamo, i nostri animali sono sempre a contatto con la madre, quindi lo svezzamento avviene in modo naturale e via via integriamo la loro alimentazione, prima un po' di fieno, poi un po' di fioccato, che diciamo per loro è poi il cioccolatino, certo, quindi il cioccolatino, sono molto, esatto, sì. Sono molto golose, quindi piano piano si abituano anche agli altri alimenti, e quindi però per chi decide invece di avere una capretta e inizia lo svezzamento in maniera, diciamo, senza la madre, questo passaggio è molto delicato e va controllato in maniera molto attenta. Grazie Giulia, continuiamo più tardi, di nuovo la linea alla nostra Carlotta. Gianluca, rieccoci qua. Stiamo parlando di quelle che sono le vostre collaborazioni, abbiamo capito che sono la vostra forza. Da tanti anni state progettando anche strutture da esterni, collaborando ad esempio con quali aziende? Sì, il discorso degli esterni è da sempre, ma in questi ultimi 20 anni ci stanno sempre più chiedendo i nostri clienti, sia di locali che privati, di progettarli e ovviamente fornirgli anche tutto quello che sono gli esterni, dai deor ovviamente ai bordi piscina, ai locali per gli esterni dei locali, perché per un locale specialmente esporsi su una strada, esporsi al pubblico forse è la prima pubblicità. Perché secondo come ci si espone, ci si fa vedere, ovviamente il cliente entra o non entra. Ma anche all'esterno delle ville sempre più ci viene chiesto di far corrispondere il progetto dell'interno con l'esterno. Si collabora con l'azienda, un'azienda di media grandezza che si chiama Sprecce da diversi anni, che ci sta accontentando, perché noi architetti, noi artigiani siamo un po' difficili da accontentare, non si può usare soltanto ambientazioni già fatte di serie, ma si chiede sempre quelle trasformazioni, quel su misura. E non tutte le aziende ci seguono a noi, diciamo progettisti un po' strani, un po' particolari. Abbiamo trovato una bella collaborazione, noi arrediamo sia all'esterno la struttura che all'interno. E quando parliamo di esterno ovviamente pensiamo al verde, pensiamo al giardino, tra l'altro lo sapete già, vi stiamo dando i consigli su come creare il manto erboso a regola d'arte, magari Gianluca ci dà qualche consiglio in più. Sì, no, si collaborerà infatti certamente, perché ripeto, si sta anche progettando
quello che è proprio il giardino, il verde, in questo caso la figura è mia madre, che è persona diciamo che ormai ha 60 e più anni di esperienza anche in quello, per passione, eh sì, per pura passione, non c'è una specializzazione puramente tecnica, ci mancherebbe, però la passione gli esterni portato... sono proprio la passione di si disegnano di spesso proprio i fiori stessi da usare eccetera, dopodiché ci vuole l'esperto, certamente non siamo i giardinieri esperti, però la proprietà ci chiede spesso di collaborare, perché l'idea architettonica si sposa spesso con quello che propone il giardiniere esperto, ovviamente. Le vostre collaborazioni non sono solo di respiro nazionale, ma anche internazionale. Anche internazionale, sempre parlando del campo del tessuto, sì, si cerca certo il made in Italy e il made in Tuscany, mm-hmm, specialmente, però si collabora con aziende degli Stati Uniti, Inghilterra, Francia, e si cerca di rimanere appunto in Europa e Stati Uniti, perché la produzione è sempre la migliore e il designer sinceramente è sempre il migliore, perciò si sposa molto col nostro fare italiano, con i nostri clienti italiani, perché poi noi siamo un'azienda che abbiamo lavorato anche a livello internazionale spesso, ma la maggioranza dei nostri clienti sono italiani, perciò curiamo l'italiano che ha voglia di fare ancora un bel interno. Non sono tantissimi in questa globalizzazione, vediamo di intercettarli però sempre di più, con collaborazioni certo. Quindi è davvero importante il lavoro che svolgi, davvero. È un grande impegno. E tra le tue tante collaborazioni leggo anche Plexidea per la lavorazione del plexiglass. Certo. Sì, posso fare. Sì, sì, vetro acrilico. Per il yacht. Sì, è un'azienda che è nata tanti anni fa, artigianale, nella zona di Viareggio, nata per gli yacht, i più bei yacht del mondo ovviamente, ma non ha mai abbandonato noi architetti, che siamo un po' difficili sempre, però intelligentemente non ci ha mai abbandonato, ci si creano insieme, io dico sempre, le architetture della trasparenza, perché non è facile farle, non è facile illuminarle, farle stare nell'arredamento, ma sono veramente eccezionali, sono artigiani che ci stanno accontentando in tutte le nostre richieste. Il plexiglass è un materiale che è ancora più trasparente del vetro e perciò ci costruiamo veramente tantissime cose, dalle balconate. È loro proprio cavallo di battaglia, mobili, no? Questo sì, cioè, materiale così trasparente. Materiale che si lavora come il legno, proprio si intaglia, si lucida, si graffia, ma si può ritornare alla lucentezza originale. È veramente eccezionale. Già. Veramente questi pochi artigiani che sono rimasti non solo a lavorare sulle più grandi barche, collaborano anche con noi, perciò vediamo di sfruttarli bene. Altre collaborazioni, Gianluca? Collaborazioni, ripeto, sempre nel campo del tessuto, ci sono delle collaborazioni con aziende inglesi, ad esempio, in questi ultimi anni, che si stanno un pochino più rimodernando rispetto a quello che era il classicismo, che a volte dicono, ecco, questo spezziamo una lancia a loro favore, non va più, non è più di moda l'antichità oppure il tessuto classico. Ci sono dei tessuti classici di Sanderson, che è l'azienda top al mondo per il classico, che ha fatto delle collezioni invitati, quando si invita la gente nel nostro showroom a vederli non riconosce più magari il marchio, perché si è rinnovato talmente bene che lo stiamo mettendo anche negli ambienti moderni, perciò sposare il classico col moderno, questo sì. Sicuramente quello che stiamo scoprendo ormai da diverse puntate e anche oggi è che siete una scoperta continua, Gianluca. Speriamo di sì, perché abbiamo tante storie da raccontare. Ma ci torniamo più tardi. Va e benissimo. Racconteremo quindi qualche altra storia. Grazie. Benissimo, certo. Perché invece adesso, a proposito di storie, proprio con la COP scopriamo la storia della fabbrica Ginori. Andiamo a Roma e bisogna dire no ai soprusi e dare più diritti ai lavoratori. Forza, andiamo, tutti in sella come me. Un viaggio per scoprire il legame del territorio con la fabbrica Ginori e con i tanti personaggi che ne hanno permesso la nascita e lo sviluppo. Si è svolto nei giorni scorsi a Sesto Fiorentino l'itinerario a piedi dalla Casa del Popolo di Colonnata fino alla Biblioteca Ernesto Ragionieri nell'area di Doccia, curato dalla Compagnia Teatrale Zera in collaborazione con la Fondazione Museo Ginori.
A organizzarlo la locale sezione soci Coop, anche per evidenziare come le vicende della Ginori e dei suoi lavoratori siano legate alla nascita della cooperazione. La nostra iniziativa è nata dalla volontà di far conoscere come è nata veramente la coppia a Sesto, che è stata veramente la nascita di tutto la cooperativa. Ora guardiamo che Unicoop Firenze da 50 anni ha festeggiato questa cosa, però quando è nata più di 100 anni fa, è nata proprio con i negozi di Sesto. Allora abbiamo voluto ricollegare anche il discorso di Doccia con il negozio che abbiamo, il nuovo negozio che abbiamo aperto lì vicino al museo di Doccia a Sesto. L'idea è di far conoscere a chi vive a Sesto e anche fuori di Sesto la storia che in realtà è ben presente con diverse tracce qui sul territorio a Colonnata, la storia della manifattura, e quindi faremo 4 tappe. Una è qui all'Unione Operaia, perché questo si lega anche alle origini della Coop, no? Perché qui c'era la cooperativa da cui poi è partito tutto. E poi andremo avanti alla parrocchia di San Romolo, dove ci sono delle opere in ceramica, in maiolica, in porcellana legate alla manifattura, prodotte dalla manifattura. E poi passeremo all'asilo Augusto Richard, che fu costruito nel 1935 con finanziamenti della Richard Ginori per i figli degli operai e degli abitanti di Colonnata, e poi arriviamo e concludiamo il percorso a quella che è stata per 200 anni e passa la sede della manifattura, Ginori e poi Richard Ginori, che poi adesso è la biblioteca di Sesto. Completare il percorso una rappresentazione teatrale itinerante nei punti più significativi della storia della fabbrica, e ancora la proiezione finale di un documentario che dà voce alle memorie dei lavoratori e che ha preso il via da una lunga ricerca. Il pezzo di porcellana subisce 3 cotture. È cominciata con una serie di interviste ai lavoratori, agli ex lavoratori ancora in vita, che si parla di persone ultra novantenni che siamo riusciti a trovare sul territorio sestese, e siamo riusciti a intervistarli, a sapere le loro storie piccole di ogni giorno. Da questo è nata l'idea poi di fare questa performance, questa passeggiata all'interno dei luoghi della Ginori, che abbiamo chiamato Il cuore nelle mani, perché ci è sembrato che queste persone abbiano proprio speso le loro vite per noi, per lasciare qualcosa a noi, mettendoci il cuore. E la cosa, il tratto distintivo di tutti questi racconti è sempre stato l'umiltà. Cioè, abbiamo intervistato per esempio dei decoratori che sono straordinari, facendo delle cose straordinarie, abbiamo detto: siete degli artisti? No, ma noi siamo dei decoratori. Quindi quest'umiltà ci è piaciuto raccontarla anche in questa passeggiata, e far rivivere questi luoghi come se tornassero gli abitanti, insomma, dal passato. Gina, te lo ricordi? Quando si lavorava insieme. E grazie a questo servizio sulla storia della manifattura Richard Ginori chiudiamo la prima parte. Andiamo in break pubblicitario, ma restate sintonizzati perché Tada torna subito.